No, non faccio il pianista, come credi, no, faccio lo scrittore, scrivo romanzi e scrivo per la televisione, quindi faccio l'autore e lo scrittore, perché se dici autore è giusto fare riferimento alla televisione o tutt'al più al teatro, se dici scrittore, che sembra una cosa più impegnativa, è giusto sottolineare che ti occupi soprattutto di letteratura, o meglio di narrativa, letteratura è troppo grande per me. Quando ho cominciato avevo paura di dirlo a me stesso e quindi la prima difficoltà è stata nei miei confronti, poi l'ho dovuto dire a mio padre, la cosa è stata accolta anche peggio, nel senso che mio padre voleva rinchiudermi in psichiatria e invece mi sono ritrovato soltanto a fare analisi e questo diciamo è già un buon segno, no? Nel senso che mio padre chiaramente mi voleva avvocato perché diceva: scrivi bene, parli dignitosamente, potresti essere un ottimo legale in tribunale. Fortunatamente non ho fatto quel tipo di percorso, altrimenti in psichiatria sarei finito davvero. E ho scelto di fare l'autore. Oggi scrivo prevalentemente per la TV e scrivo di satira. Ho scritto un programma per Rai 2 che si chiama Artù con Gianni Agnocchi, molto bello, di cui sono particolarmente orgoglioso. Nel lontano 2006, dico lontano perché il tempo passa per tutti, ho avuto l'onore e il piacere di entrare alla corte del grande Antonio Ricci e di Sua Eccellenza Lorenzo Beccati, quindi sono stato un anno a Striscia Notizie e ho scritto un anno questo programma. Poi ho continuato a collaborare indirettamente nella misura del possibile, sempre con grandissima passione. Ho vissuto a Milano 2, che era il regno di Bim Bum Bam, che io ricordavo soltanto nella mia memoria di ragazzino e che invece poi esiste davvero, cioè nel senso che c'è scritto Laghetto e lì c'è davvero il laghetto con le papere. Successivamente ho continuato a collaborare per Rai 1, poi come dicevo per Rai 2 e tanti tanti anni per la grande emittente regionale che è Telenorba. Sono l'autore e l'inventore insieme ad un altro disgraziato quanto me che è Fabio Di Credico del Graffio, condotto da Enzo Magistà con il fondamentale supporto di Mingo. Tutto è cominciato realizzando una puntata zero che è andata malissimo, successivamente poi c'è stato un incontro con Mingo De Pasquale, in arte Mingo, storico inviato di Striscia Notizia. Bravissimo attore, lui ci ha conosciuti, ci ha accolti nel suo seno materno e un pomeriggio al Caffè Borghese a Bari ci ha dato per la prima volta la sensazione di essere davvero degli autori, perché ha detto: ragazzi, io ho bisogno di alcuni testi, mi hanno parlato bene di voi e quando gli abbiamo portato i testi, avevamo un batticuore fortissimo, lui ha detto che andavano bene, ci ha pagati e ritornando a casa, io ho preso il treno, lo dico con grande commozione. Dentro di me ho detto, non ce l'ho fatta perché mi sembrerebbe stupido affermare una cosa del genere, dentro di me ho detto, caspita, posso dire a mio padre che ho guadagnato scrivendo. E questa è stata la prima volta in cui mi sono sentito un professionista. Da lì poi c'è stata un'ascesa a livello regionale, per 5 anni abbiamo scritto Il Graffio, con Mingo abbiamo scritto commedie teatrali come Gravidanze, Frena, tuttora ci sono ancora dei grossi progetti teatrali, abbiamo lavorato con lui in un progetto cinematografico e poi un giorno ci disse: ho voglia di farvi conoscere quello che per me è un grande mito della scrittura televisiva, e cioè Lorenzo Beccati, nonché storica voce del Gabibbo. E all'aeroporto di Brindisi avemmo l'onore e l'onere di conoscere Lorenzo Beccati grazie a Mingo De Pasquale e da quel momento in poi, dalla TV regionale, appunto Telenorba, siamo passati alla TV nazionale Striscia Notizia. Successivamente poi ci sono stati gli incontri appunto nei progetti radiofonici e poi la grande misura con la Mamma Rai. Ma la grande passione, visto che di passione stiamo parlando, è sicuramente da attribuire alla scrittura, perché io sono nato con un sogno che ho sempre coltivato e che fortunatamente continuo a coltivare, che è quella di fare lo scrittore, il romanziere. All'inizio lo facevo solo per me stesso, poi per pochi altri, poi per la mia famiglia, successivamente per le mie fidanzate. E poi è capitato invece il grande botto, per usare un'espressione appunto cinematografica. Abbiamo mandato un manoscritto alla casa editrice, io ritengo una delle più importanti in Italia, la Rizzoli, la quale ci ha risposto, e ha deciso di pubblicare il nostro romanzo. Uso il plurale perché anche questo è stato scritto a quattro mani, come tutto il resto, mi riferisco alla TV, al teatro, alla pubblicità, al cinema, cioè con Fabio Di Credico, che oltre a essere il mio socio di penna è anche un fraterno amico a cui io sono profondamente legato. Dopo questo romanzo c'è stato l'incontro con Duccio Forzano, che è il regista di Che tempo che fa, ma storico regista anche delle più importanti trasmissioni televisive Rai, e lui ci ha detto che aveva, quanto noi, un ragazzone diciamo di 45 anni, il sogno di realizzare appunto un progetto importante, quello per esempio cinematografico. Ci ha fatto conoscere la realtà di alcuni produttori e attualmente siamo in procinto di, uso la perifrastica passiva, di realizzare un film che se tutto va bene, insomma, vedrà il primo ciak in Puglia a giugno.
Abbiamo già realizzato la sceneggiatura e poi questo amore e questo sogno si è intrecciato ed è arrivato anche, come nelle migliori famiglie, il secondo romanzo, che uscirà a febbraio, sempre per i Tipi Rizzoli, dal titolo provvisorio Lazzaro, alzati e respira. Naturalmente invito il gentile pubblico a prenotarsi per una copia. Dopo il cinema abbiamo continuato a svolgere una serie di progetti, fondando poi una sorta di gruppo su idea di Mingo, ma non solo, anche naturalmente mia e di Fabio, di stabilire un gruppo di artisti e di lavoro costante, sotto ogni punto di vista, da Mingo De Pasquale a sua moglie, la bravissima producer Corinne, Fabio stesso, io, e ci dedichiamo all'arte, ma voglio dire cercando di avere anche dei ritorni economici. Perciò stiamo pensando, ma tuttora stiamo realizzando, progetti teatrali, cinematografici, letterari molto importanti, ai quali naturalmente guardiamo con estrema attenzione e con grandissima professionalità. Prima qualcuno parlava della Puglia, io sono quanto Mingo e quanto Fabio di Credico, assolutamente innamorato della Puglia, credo che sia una delle terre più belle di tutta la penisola italiana, ma sfido chiunque ad affermare il contrario, forse anche una delle più belle terre, almeno rispetto agli angoli del mondo che io ho conosciuto. È una terra affascinante perché poi è una miscellanea di diverse tradizioni e culture, è un po' arabeggiante, ma al tempo stesso europea, è una piaga di contraddizioni, è un po' ibrida, un po' bastarda, va dai muretti a secco, agli ulivi, alla premurgia, al mare, e tutto questo senso di, come dire, di vissuto che la terra della Puglia ha, poi te lo porti addosso, quindi quando scrivo non posso non sentire attraverso di me i nodi e i solchi di questa stessa terra. Chiudo dicendo, a proposito di gruppo, che è fondamentale invece saper fare gruppo, cioè stare insieme, fare squadra ed essere team. In ultimo, lo dico perché non gliel'ho mai detto, Mingo De Pasquale è una persona a cui io devo personalmente tanto e quello che mi piace, mi ha insegnato nella sua professione, come uomo ma anche come attore, è la lealtà. Lui è una persona che si arrabbia molto, come me d'altronde, perché siamo leali, non tolleriamo le ingiustizie e non ci piace la retorica, in quanto tale. Ci piace fare delle battaglie al fronte indipendentemente dai valori retorici e dai luoghi comuni. Per questo, se esiste un consiglio ai giovani scrittori, attori, registi, è quello di essere leali con se stessi e dentro di sé e poi magari guardarsi intorno. Grazie.